Ciao a tutti, benvenuti in questa nuova parte di Super Mario 64. Intanto scusate se è uscito a questo orario, comunque le 34:30 sono le 6:30, quindi non so quando uscirà, ma vabbè. Allora, nel scorso episodio abbiamo battuto Bowser, quindi adesso dobbiamo andare a pieno di fatto. Iniziare le nuove stelle. Inizia già con una bellissima testata. Andate basso un pochino perché se non la veloce un incidente. Ok. Adesso. Ecco qui. Quella è la nuova parte di Bowser, ma non c'è bisogno di ben 30 stelle per entrarci nella versione di altre 18. Quindi beh, adesso andremo a prendere le stelle con i nuovi livelli. Inizierà da questo. Boy the Big Bully. Che nome strano. Invece sono estremo di cambiare la fotocamera. La telecamera in qualunque momento è buono cambiarla in questo zona. Oh wow! Oddio. Ah! Ok. Oddio. Io praticamente sono riuscita finalmente, dico finalmente, a battere il boss finale di Mario Party. Dato buon Andro, no? Che sarebbe letteralmente quello di Mario Party 4. Ma che cosa? Io mi ho capito quella piccola fiammetta e non me ne sono accorto. Perfetto. Torniamo da dentro allora. E benissimo, abbiamo già perso la nostra prima vita. Sì, in questa parte del gioco perderemo vite costantemente. Quindi è normalissimo se arrabbi tanto in questa nuova zona del castello. Ti fa arrabbiare il mondo. Oddio. Oddio, quante volte ho detto Dio non l'ho capito. Oddio. Vedi. L'odio. Odio. Monete, please. Muori. E muori. Non io, no tu. No, io no tu. No, io no tu. Si parte, gente. Che genio. Che genio. Che genio. Wow. No. E gli ultimi due colpi. Ho letteralmente l'ultima cosa di tutti quanti che avrei la lava. Perché tecnicamente, beh, un colpo ti toglie tre pezzi della barra della vita, quindi sì, aiuto! Sembra meglio di morire bruciato nella lava! Oddio! No! Vabbè, che dopo si chiama fare lo scema, ma vabbè! Vabbè, allora noi non partiamo da qua, partiamo da là. È meglio. Poi questa parte. La bestia che nuota nel... Questo è un tubo, è semplicemente uno stupidissimo dinosauro. Dinosauro. Schippare trepidamente significa questo. No, gli sto facendo tanto schifo. Fin troppo. Oddio. Che sono un bravo campi. Oddio. Let's go. Andiamo qua. A schiacciare i pilastri. Ok, andiamo.
eccoci qui. Bla una e bla due. Oddio. E bla due. Però andiamo qua. E ora possiamo andare. No, invece! Ho bisogno di Wario. Anche se sarebbe stato bellissimo se ci sarebbe stato bisogno di Waluigi, che non c'è. Andiamo qua. Mi sto facendo da fuori. Tipo. Tanto troppo, tipo. Sì. Vado qua. Fammi andare dall'altro lato. Benissimo. Riproviamo qua. Di nuovo. Anche se è morto istantaneo. Di sicuro perché partire con metà della vita già tolta. Non è il caso. Invece per me sì, apparentemente. Lo so. Che ti faccio delle monete che però sono 3 e non 4. Aiuto, aiuto. Monete. Esa. A caso, gli sagoni. Prossimi gli sagoni. Oh, vedi, esisto. Ok, ho capito che sono bravo. Finalmente, potendo mirare di fail, ce l'abbiamo fatta. Proviamo, se sbaglio adesso. Okay. No, problema. Here we go, vinto. Salva, continuiamo! Niente, adesso andrò qui. Se magari ci lascio entrare. Andiamo! Qui! Che questa volta magari senza skippare, dai. Devo essere un bravo pampino. Sì, bravo pampino, un tubo. Ah, figlio, che fortuna. Aspetta, forse mi vedo la telecamera, mi sento bene. Il massimo di prezzo. Non c'è più bisogno. E ora non mi faccio male. Mi scivola. Lo c'è il capello di Wario. Perché? Intanto ci puoi arrivare qua, ma? Con il avere il potente pugno di rompere di pietra. E Wario ha dispotente pugno. Cioè, non abbiamo Wario, però totalmente il cappello di Wario, questo, il nostro caro amico Dorri. Faccio schifo. Oddio. Dai, esisto. Già lo sai che io esisto, vero? Sì, lo sa. Mi Wario! Pum! Si Wario rompe le pietrone.
le. Ragazzo, faccio le. Le, le, le. Ok. Quanti video devo prendere finora? Due, e quanti ho fatto il video? Oggi è già 10 minuti. Perfetto. Faremo altre. No, una o due stelle. Vediamo quelli. E non so quanto video avrà 4 o 5 stelle, dipende dalle stelle che decidi di fare. E ovviamente c'è la torre 3 stelle oggi perché. Beh. Shifting Sandland. Una mia meme. L'uccello. Esatto. Una meme che tutti quelli di scorso sanno bene, che però non è con 64 DS, ma con Virtual Console 64. Scusate che hai nato Wii U Virtual Console Life e insomma, questa puntata ci farà ci sta facendo scolare. Oh, uccellone! Anch'io vengo da bravo campino. Wow, wow, wow. Ah. L'odio di nuovo, muori. Dall'altro lato. Perché ci siamo direttamente in un'altra zona. Ehi, 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 ehi. Bravo, fammi volare. Meglio di no. Punto per un fegato. Per un fegato! Oh! Ed ecco la stella bellissima. Dai, facciamo un'altra stella, perché no, dai. Anzi, sì. E faccio anche vedere anche robe, quindi beh, dovremmo salire su per fare le robe. Saliamo su. Forse magari gli troviamo anche Luigi. Oh, solo Luigi! Vedete, c'è grande buio. Il fatto che c'è grande buio vuol dire che ci sono le robe. E il fatto che c'è questa luce, questa bella luce, potrei fare robe. Perché? Poteri! Qua non funziona come Mario 64 con l'originale, che ci sono ben 3 interruttori. Ho bisogno di tutti e 3 gli interruttori. Qua ne bisogna solo di uno, il motivo è solo uno. Perché ogni personaggio funziona come se fosse un blocco. Quindi cade fermo neanche bello. E adesso la quarta stella di oggi sarà, abbiamo un quarto tempo, sarà quella di Tizi. Che bel nome. Non che spot the notch, I can't spot it. Non la vedo. Ok. Dobbiamo sconfiggere il blu blocco. M. Perché? Per oggi il video si conclude qui. Grazie a tutti di averlo visto e ciao ciao. Ui.